Siete pronti? E mo vi faccio vedere lo stand più bello, particolare, Sant'Agata di Puglia, qui alla mongolfiera di Foggia. Vedete i prodotti, vedete gli amici, la Proloco presente con Associazione Sant'Agata Eventi, qui a Sant'Agata di Puglia, qui alla mongolfiera di Foggia. Associazione di Promozione Sociale Sant'Agatesi del Mondo, come eravamo alla mongolfiera oggi, la tradizione, la santa, la tradizione delle nostre mammelle, i taralli, i biscotti e poi la manifestazione dello street boulder e del talent go Sant'Agatese il 15 agosto a Sant'Agata di Puglia e lo street boulder il 23 luglio. Di quest'anno vi aspettiamo nei borghi del nostro paese, Sant'Agata di Puglia. A presto amici, buona domenica a tutti, oggi festa della mamma ed è festa anche per noi qui. Sant'Agata di Puglia che espone insieme a tantissimi altri comuni che abbiamo visto passare poco fa nel video. Vi saluto Gino Mandisio qui da Foggia e un caro saluto a tutti i sant'agatesi sparsi nel mondo. Io centro commerciale, quindi un ringraziamento ufficiale al direttore e a tutti gli operatori commerciali di questo centro che ospita da mo fino a domenica che viene tutti i giorni questo evento che non vuole essere semplicemente una rassegna enogastronomica, ma come vi andiamo a dimostrare adesso un evento culturale, non so se pugliese. Oggi, guarda caso, abbiamo un evento che identifica il territorio di Accadine, sin da me, perché stamattina c'è stato tutto la roba, di Sant'Agata. Grazie. Simona, è proprio un nome di Sant'Agata. La Proloco. Uè. Simona, il nome della Proloco devi dire. Proloco di Pierino Donofrio, il nome della Proloco di Sant'Agata. E voi che fate oggi? Distribuiamo le mammelle di Sant'Agata, che è pane agrumo che viene distribuito tutto l'anno, cioè, il giorno della festa patronale per il paese, il 5 febbraio. E vengono fatte a forma di mammelle perché alla santa lì è strippato il seno. È una santa martire alla quale sono stati morti martiri. Però tra questi quello più crudele, ma noi oggi possiamo assaggiare la sottosta, si possono mangiare. No, aspetta. Però diciamo la ricetta. No, allora chi si avvicina e mangerà, chi mangerà le mammelle di Sant'Agata, signori miei, venite perché gli verranno mondati alcuni peccati. Dichiaro, io faccio io, e c'è una trombetta, una cosa. Io, Adele, Simona Sant'Agata e Maria Pia, qua Maria Pia, per dire tu, e Maria Pia, qua, e Michele, diamo con un grande battito di mani tutti quelli che ci possono sentire, perché apriamo le trasmissioni ufficialmente della mongolfiera dei comuni. Bravo uno scatto, come si chiama? Le menne di Sant'Agata. Dobbiamo guardare, dobbiamo fare le foto. Se tu non prendi qualcosa si fa ambient. Allora abbiamo le menne di Sant'Agata,
Scusi, a chi sei figlia? Proprio sedere da quella parte, oppure vieni qua davanti. Ci sono i figli, vieni qua. Tu chi sei? Ah, sempre Adele. Benissimo. Allora, vorrei qui con me. Allora, abbiamo Adele, abbiamo Sant'Agata. Sant'Agata nel mondo, perché dovete sapere che Sant'Agata ha una web TV. La TV web. Sant'Agatesi nel mondo, che arriva anche in Groenlandia e anche nelle isole Fiji. Anche in Africa. E anche in Africa. Anche nell'isola di Pasqua ci sono le tartarughe e la web TV Sant'Agatesi nel mondo. Signori miei. Allora, per esempio gli artisti, Umberto Romagnello è già seduto, Lino Mastracchio si deve sedere, è inutile che fa la parte dell'artista che parla al telefono, perché le mammelle di Sant'Agata fanno venire la voce, hai capito? Chi mangia acquisterà in voce, chi invece ce l'ha troppo forte diminuisce, chi fa troppi servizi a casa, signora, con le mammelle di Sant'Agata i servizi vengono una meraviglia, chi parla troppo, rompe troppo le scatole, le mammelle di Sant'Agata fai la foto, devi dire così, eh? Allora mi scriverà Simona, deve dire però, aspetta, s'il vous plaît, monsieur, aspetta che devono fare le foto, professore di storia ad Angers, Francia, ha detto s'il vous plaît, vai, vai. Allora, come il paese di Sant'Agata, en français. Une vraie belle région, un très beau château. Un très beau château dans les monts d'Aumont. C'est ça? Merci, merci. Ah, ok. Ok, grazie. Ha detto che comunque ha detto tutta la roba buona, ha detto che è bello, un bel château. Ha detto un bel château. Bel château. Abbiamo scoperto. Bel castello. Noi abbiamo molte parole francesi. L'abbiamo scoperto. Vai! Allora, bene? Come? Abbiamo chiesto al francese, non chiediamo in italiano. Ha detto buono. Allora, Maria Pia, hai assaggiato? Ah no, lei è celiaca, giustamente con le farina non si può. Romagnello, hai mangiato? Anche tu sei celiaco? Ho avuto una precedente esperienza con pochi sangue di sapere, questo è buono, non lo so se... Era un po' diretto? Sì, ti è rotto il tempo? Sì, mi è costato il tempo. Vabbè, ma te che era Santa Elisabetta, no? Allora, la signora che stava qui la mamma, se il pane, la mammella di Sant'Agata, se è buona. Ah, c'è la bambina con la bocca aperta. Ah, vedete? La più piccola. Degustatrice delle mammelle di Sant'Agata. 6 mesi, come ecco, brava, brava, si vuole mangiare anche il microfono. Benedette, benedette. Sono benedette, non l'avevo detto, ma sono benedette. Noi veramente non abbiamo parole, però chi abbiamo? Abbiamo questi due signori qui che sono poverini, che hanno il bambino che li fa impazzire. Porta le mammelle di Sant'Agata, sono benedette, vengono da Sant'Agata, posta nel mondo stasera, eh? Il pane azimo benedetto, per sentire un po' di fatti sulla nostra terra, siete benvenuti. Ah, realizzano questo pane devozionale, si trovano nello stand di Sant'Agata, da quella parte, perché lungo tutta la galleria di là potrete vedere, assaggiare, sapere cosa succede in questi paesi. A Sant'Agata succedono un sacco di cose bellissime, per esempio c'è un circolo di lettori che in una cabina telefonica ha creato una bibliotechina. Allora tu prendi il libro nella cabina telefonica nella piazza del paese, poi te lo vai a leggere a casa tua, quello che ti piace,
poi quando hai finito lo devi rimettere in circolo, quindi vai dove vai, vai in un altro posto di Sant'Agata, non a Foggia, a Sant'Agata, e lo lasci da qualche parte e poi te ne vai, hai capito? Così funziona, quindi a Sant'Agata si può fare. Però ancora a Foggia, secondo me a Foggia i libri non li rubano, cosa l'hanno fatto? Ma si può fare. Go Talent Santa Catese. Santa Catese per ragazzi, bambini, adulti di tutte le età che sappiano cantare, che vogliono recitare, che mancano qualcosa. A luglio c'è una preselezione, bisogna iscriversi. Ad agosto, il 15 agosto, c'è la finale. La finale con ricchi premi e cotillon. Bene, poi Sant'Agata è un paese bellissimo, aria sopraffina. 800 metri 800 metri 820 sul castello, una veduta fantastica, quindi io vi consiglio vivamente, come stanno quelli degli altri paesi che dicono però devi dire le stesse cose sicuramente. Oggi è la giornata di Sant'Agata, va bene, quindi guardate sul sito. A come piace a me, me fa bene a vita, se poca sarà, se poca fuori. Me fa bene a vita, se poca sarà, se poca fuori. Bravi, bravi!